Del Bianco, fotografo e videomaker, ha dato alla stampa la terza edizione del volume Volti e personaggi della nostra città, libri di ritratti fotografici che raccoglie un gran numero di immagini con protagonisti i cittadini fanesi. Paolo, ci racconti di più su questo suo ultimo progetto. Volti e personaggi è una serie di pubblicazioni iniziate nel 96 che ha lo scopo, tramite il ritratto fotografico in bianco e nero, di celebrare l'identità locale. Spinto anche dalle numerose richieste, mi sono deciso di fotografare i nuovi volti della città della Fortuna. Mi piace pensare che queste fotografie possano diventare un prezioso contributo per l'archivio storico della città. Attraverso sguardi, espressioni e pettinature, infatti, e anche i modi di vestire, vengono congelate per sempre le sfaccettate caratteristiche della nostra epoca e tramandate a chi verrà dopo di noi. Sono state fotografate persone di ogni estrazione, accomunate dal vivere a Fano o aver dato lustro nella nostra città. Sono oltre 300 le persone che hanno partecipato a questa iniziativa, contribuendo così alla realizzazione del terzo volume. Lo studio Del Bianco è da sempre attento alla preservazione e divulgazione di immagini e video di importanza storica e sociale per Fano. Quali sono ora i progetti futuri? Diciamo che sono tanti i progetti che abbiamo in mente, tra cui la realizzazione di un volume sulle cartoline illustrate che riguardano la promozione della città della Fortuna. Un altro progetto molto ambizioso, e abbiamo già iniziato le riprese, un racconto sul fiume Metauro, cioè il fluire delle acque che parlano e raccontano delle storie molto belle, molto suggestive. Abbiamo già iniziato le riprese da un anno e vediamo un po' di terminarlo nell'anno corrente, nel 2024. Godiamoci queste feste sfogliando insieme il terzo volume Volti e personaggi della nostra città e vi do appuntamento alla prossima edizione.